Salve gamers, io sono Maricelle e oggi siamo in Red Redemption 2. Ragazzi, lo aspettavo tantissimo e volevo assolutamente provarlo con voi. Ma vorrei fare una premessa importante, cioè che non voglio portare l'intera storia, ma solo alcuni gameplay. Questo perché mi sembra che questo gioco sia veramente tanto corposo e molto impegnativo da portare, anche più di Assassin's Creed Odyssey, forse. E quindi ho pensato intanto di provarlo con voi e di portare qualche gameplay. Infatti anche nel titolo lo scriverò, proviamolo assieme. Poi magari vedrò, insomma, come va, quanto è corposo come gioco. Però diciamo che di base vorrei partire pensando di portarvi solo qualche gameplay ogni tanto e quindi di giocare un po' con voi ogni tanto. Ma voglio sapere soprattutto cosa ne pensate voi nei commenti, come lo vorreste vedere su YouTube da me, insomma, se lo vorreste vedere di più, di meno, insomma, se vi piace. E quindi io direi di iniziare, giochiamo e partiamo! Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent
John and Mike are scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Ok, allora. Abbiamo il cavallo. Tieni premuto X per te. Ok. Con X trottiamo un po' di più. Però so che bisogna stare molto attenti. Ho sentito qualcosa vibrare. Aspettate un attimo. So che dobbiamo stare molto attenti perché il freddo, il caldo, ma anche il cavallo si può effettivamente, insomma, ferire, ammalare, insomma, tutte queste cose. Hanno curato, da quel che ho letto, ogni dettaglio. Come gameplay in giro ho visto quasi nulla, perché comunque l'ho appena preso. Usa R1 per far rallentare il tuo cavallo. Ok. Però per adesso, ok, così corro e così rallento. Ragazzi, sto imparando i comandi, giustamente. Affianchiamoci. Abbiamo capito che ci sono dei problemi con i banditi, comunque. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Hey, I think I see something up the path. Allora, cosa hanno visto adesso? You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real... Bene, bene. Andiamo. One of them calendar boys is, or was. Yeah. Immagino che ci saranno guai, ma... Va bene.
purtroppo non c'è in italiano, ci sono solo i sottotitoli, però secondo me va già bene. Piuttosto che niente, i sottotitoli vanno bene. Ok, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Oh, ok. Dobbiamo andare laggiù? Penso che qui ci ammazziamo. Quindi scendiamo di qua. Quindi ci sono anche i dialoghi. Dutch, ok. L'icona della salute si trova in basso a sinistra. Sì, stiamo leggermente male. Non benissimo, ragazzi, non benissimo, ma va bene così. Avvicinati ai pali. Devo stare un po' attenta anche ai dialoghi perché fanno anche parlare. E il tutorial comunque serve perché... Andiamo. Stavo aspettando gli altri, ma direi di andare. Forza, forza, forza. Speriamo di trovare cibo e altre cose. Is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Vai al capanno, ok, va bene, aspettate un attimo. Quindi dove di preciso? Questo o quell'altro? Sì, aspetta però, allora. Questo capanno, va bene? Eh? Andiamo, andiamo qua. R1, vai. Prevedo guai. No, perché c'era anche quella casettina, ma forse... Ma se? Abbiamo un problema? C'è un cadavere. Che devo fare? O proteggi... Ok. Ok, qui ho la ruota delle armi. Ok, ragazzi, ma prevedo danni. Prevedo che farò un po' di danni almeno all'inizio, sicuro. Armi oggetti. Ok. Sì, questa mi va bene. Quindi. Ok, mi sa che devo ammazzarli, ragazzi. Non sono sicura, ma penso di sì. Aspettate, aspettate. Mi hanno fatto prendere la pistola, ma... ho sparato appena in tempo, credo. Appena in tempo. Dov'è? Dov'è? Oh no, mannaggia. Eccolo, con questa neve si vede poco. Non so voi cosa vedete. Ok. Aspettate, c'è questo... Via, pussa via. Ok. Mi piace, mi piace, mi piace. Anche la mira, mi piace un sacco. Eccolo qua. Ho il fuorilegge. Oh, ti ho sparato in testa. Tanto c'è la pistola che ci chiede pietà. Ah, posso oltrepassare l'ostacolo. Vabbè, potevo saltare, va bene. Via, via l'arma, via, via. Sì, sì, arrivo. Mi hanno anche sparato in realtà, quindi non so che ripercussioni abbia alla lunga. Oddio, posso prendere tutto, tipo. Wow, aspettate, ma quante cose può prendere, tipo? Però sto malino. Mi servono le medicine. Mannaggia, prendi... E questo è cibo. Fagioli, perfetto. Noi prendiamo tutto quello che si può. Mi servono delle medicine, ragazzi. Anche perché mi hanno sparato molto allegramente. Si svuota. Oddio, mi sa che sta sempre più male. Medicine, vi prego. Sì, eccole qua. Chiudo il maglietto, prendi. Prendiamo ancora. Tutto, tutto, tutto. E chiudiamo anche l'armadietto, che non si sa mai.
Ok. E adesso voglio un attimo. No, qui non c'è la ruota. Ah, la bisacca, ok. Ah, ok, qui ho le medicine, ho il cibo, carne di manzo. Ok, qua c'è la medicina. Ripristina completamente la salute. Ne prendiamo una? Perché è a tempo qua. Ok. Dovremmo stare meglio, ripristina la salute. In realtà non mi sembra che stia benissimo, vi dirò. Quindi, scusate, ripristina la salute è proprio un ciuppo. Ripristina completamente la salute. Intanto guardiamo un po' tutto, poi vi farò i tagli. Cambia visuale. Ah sì, c'è anche la prima persona, è vero, ma io amo la terza persona. Avvicina visuale. Gira. Devo dire che io in prima persona faccio un po' fatica a giocare, se devo essere sincera. A me non sembra che lui stia benissimo, dopo non so. Galletta d'avena, forse deve mangiare. Magari facciamolo mangiare un attimo. Allora, vuoi mangiare una galletta d'avena? Aveva fame, aveva, altro che. Sembra a me quando non mangio che sembro malata, in realtà ho solo fame. Allora, questo? Il cibo, a lui va bene il cibo. Poi gli piacciono le gallette, mi sembra. Va ghiotto di gallette d'avena, ragazzi, ghiotto. Ok, io direi che possiamo anche tipo uscire. Comunque è un gioco, vedete, quello che intendo che è proprio da giocare con molta, molta calma. Per questo motivo ho pensato di portare appunto solo gameplay di tanto in tanto, perché quantomeno Assassin's Creed Odyssey ha una storia, non so come dire, non voglio dire più definita, perché è definita anche in questo, anzi è definitissima, però è più semplice da seguire, mentre in questo secondo me non tanto. Ho perso il dialogo intanto. Perlustra la stalla. Lui mi sembra un po' affaticato. Mi piace molto sta cosa. Perché effettivamente. Ah, guardate come si abbassa. Premendo. Sono io che l'ho abbassato. Sì, si sente molto il peso della neve, della fatica. Cioè, veramente te la fa vivere sta cosa. Apri la porta intanto. Della stalla. Oh mannaggia, ok. Intanto mi è caduto anche il cappello. Guardate che bella pettinatura. Che faccio? Pugni? Posso mollarlo? Vediamo un po'. Quanto devo continuare? The others at an old mining camp southwest of here near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Ma noi non ci crediamo, quindi lo picchiamo ancora un pochettino. Cattivi. Do what you want Altre to do. domande? I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Però non lo vorrei ammazzare. Risparmia, risparmia. Forse ho fatto danno, ma non lo so. Però insomma, dai, iniziare subito così. Intanto le domande le abbiamo fatte. Prendiamo la nostra pistoletta. L1, dov'è? Ok. E qui? Raccogli il tuo cappello, dai, raccogli, prendi, prendi. E senza cappello non andiamo più da nessuna parte, eh? Pistola, cappello e via. L2 per agganciare il cavallo. Dobbiamo calmarlo anche. Aspettate. Ok, l'abbiamo calmato.
Ah, quindi sì, perché dobbiamo prendercene cura, calmarlo. Giustamente si è agitato dopo la scena. Ottenuto livello 1, perfetto. Conduciamolo fuori. Sì, ragazzi, vabbè, la prima parte è un po' tutorial, giustamente. Però devo dire che è utile, almeno per me, perché non ho tutta questa dimestichezza con questo tipo di comandi. Non mi apre più la ruota, lo vorrei dire. La ruota delle... Forse non posso aprirla adesso. Devo anche stare un po' attenta ai dialoghi, perché a volte mi perdo pezzi. Indaga sul rumore. Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Michael! Look at her! Miss! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss! Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick! Come on, now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Quindi poverina, le hanno ucciso il marito e adesso le è andata a fuoco anche la casa. Molto bello, devo dire. Molto fortunata questa donna, sì. Sento delle musichette di sottofondo che spero che non siano coperte. Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Catch you. Noi abbiamo una stanza, ragazzi, in cui dormire. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... 2 days. Your John will be fine.
I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Ok ragazzi, allora io direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio. Questa parte è molto tutorial, però stiamo capendo insomma alcune cose, mi piace molto. Come detto, porterò vari gameplay che magari non saranno tutti collegati tra loro, però ditemi anche voi comunque cosa ne pensate. E niente, mettete like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!